quest'estate in vacanza in Sardegna, mentre guidavo di notte su una strada, una simile autostrada, passando dai fari bassi ai fari alti, all'improvviso si spegne il cruscotto, spegne i fari bassi e fortunatamente però gli abbaglianti si accendono. Tornando poi ai fari bassi si è spento tutto quanto, sono rimasto qualche secondo al buio totale. È un problema tipico della serie di Ducato, la serie 244. Si tratta di sporco che si accumula negli anni sotto al debito luci, nei contatti a sfioramento. Quindi c'è da smontare il volante e fare tutta la pulizia lì. E vado a risolvere questo problema. E mentre qualche secondo, qualche flash di cosa è stata la vacanza in camper in Sardegna quest'anno. Via. Accendo il quadro, accendo le luci, se vado a mettere i fari alti, ecco lì, si spegne completamente l'illuminazione. Ecco, adesso sono senza fari, anche se in realtà è acceso. Basta che muovo un po' e tornano a funzionare. 20 anni di sporco si fanno sentire. In breve, che si fa? Si smonta il volante. Si toglie il connettore del clacson, si segna la posizione del volante sul piantone, si toglie il dado, via il volante. Questo è anche il sistema di ritorno delle frecce, delicato come meccanismo. Si toglie la parte sotto e sopra, sono semplicemente una serie di viti delle custodie lì. Tolte quelle viti si accede qui, c'è una vite esagonale qui sotto che allenta poi completamente tutto il blocco. Si tolgono poi i connettori qui dietro, si allenta la vite esagonale qui sotto e il gruppo è libero di uscire. Eccolo qua. Bisogna andare qui dentro a fare un po' di pulizia su tutti i contatti. Decisamente c'è bisogno di pulizia qui, è in condizioni quasi drammatiche, normale che ci siano dei falsi contatti. Spazzolettavo il Dremel e una bella lucidata, decisamente meglio. Rimontare questo affare non è assolutamente una cosa facile, bisogna far coincidere tutti i meccanismi delle leve nei vari alloggiamenti e insomma un'oretta di tentativi ci è voluta prima di riuscire a richiuderlo. Questa è l'elettronica che va rimontata, questo è il pettine che deve tornare nella posizione originale qui e anche qui sopra. Queste tre connessioni, basta rimetterlo. Adesso accendo i fari, lampeggio, non si spegne più niente, fari alti, fari bassi, alti, bassi, freccia destra, freccia sinistra,
sembrano spariti tutti i falsi contatti.